dovrebbe scavalcarci. Comunque, vediamo il servizio sulla partita di Reggio Calabria. L'under 21 di Cesare Maldini supera brillantemente l'esame maltese. 30 minuti di difficoltà degli azzurri prima di riuscire a trovare il bandolo della matassa grazie a Panucci. Ghedin aveva indovinato lo schieramento dei suoi ragazzi e la nostra formazione solo al decimo riusciva a impensierire i maltesi con un tiro di Orlandini dai 16 metri che si stampava alla destra di Mallia. Al 29esimo Kois si vede respingere il suo tiro sulla linea da Zamit Fava. Passa un minuto e finalmente Panucci, su angolo di Marcolin, cancella timori ed apprensioni. Da segnalare ancora un palo di Muzzi che si stampa alla sinistra del portiere maltese. Al 39esimo la rete di Favalli, un altro difensore, a sottolineare le difficoltà degli attaccanti azzurri nell'avere ragione sulla difesa maltese. Nel secondo tempo si va in campo con il tentativo di incrementare il bottino, col pensiero rivolto soprattutto a un'eventuale testa a testa con i portoghesi per l'accesso al turno finale. Ci provano da fuori Del Vecchio, Muzzi, ma sono proprio i maltesi che ci fanno venire i brividi andando molto vicini alla rete. Arriviamo così al 28esimo e De Bono stende Kois in piena area. È rigore. Si appresta a batterlo Muzzi che sostituisce per l'occasione Vieri, il portiere para e Muzzi è pronto a riprendere il pallone e a spedirlo in rete per il 3-0 definitivo.